Buonasera, questa sera siete tutti quanti invitati a partecipare a questo memoriale per ricordare gli animali uccisi nei laboratori della divisezione ogni anno. Ognuno dei marcatori che verranno posti sul selciato rappresenta una delle specie animali utilizzate negli esperimenti. Desideriamo spendere due parole per loro, per ricordarli e per ricordare che l'orrenda pratica della sperimentazione sugli animali per fini scientifici non si è conclusa con la chiusura del Lager Green Hill a Montichiari, avvenuta 2 anni fa. I gatti sono la meraviglia degli animali, orgogliosi e socialmente indipendenti. In quanto nostri amanti compagni, dipendono dal nostro amore nei loro confronti e nella cura con cui dedichiamo a loro cibo, acqua fresca, una dimora dove vivere sicuri al tepore, dei giocattoli per quali giocare, una finestra dalla quale osservare il mondo esterno, un territorio da considerare proprio. Ma nel mondo migliaia di questi animali non vengono considerati con rispetto e ammirazione dagli uomini. Vengono invece imprigionati in luride gabbie, spogliati di ogni diritto prima ancora di venire umiliati, per poi subire il dolore, lo sconforto, l'invasione dei loro corpi. Nessuna via di fuga, nessun luogo dove nascondersi. Qualcuno si prende amorevoli cure di questi animali? No, i gatti nei laboratori vengono usati, vengono sfruttati e eventualmente vengono gettati via. Quei gatti nei laboratori della vivisezione hanno il destino segnato, quello di soffrire e di morire in solitudine. Ricordiamoci di loro. Cavie, animali docili per natura, facili da maneggiare. Questo tipo di roditore ha conosciuto nei decenni in maniera brutale ed estensiva la violenza dei cosiddetti ricercatori nei laboratori di vivisezione. Il loro nome, divenuto epiteto per ogni soggetto non umano utilizzato negli esperimenti scientifici, in natura un animale in grado di formare legami sociali solidi con i suoi simili, vivendo in piccoli branchi nelle pianure più erbose, molto popolari come animali da compagnia, ritenuti animali farini e da carattere adorabile, animali dolcissimi, ma le cavie sono utilizzate in centinaia di migliaia come oggetti inanimati, come oggetti senza alcun valore morale, nelle mani dei loro aguzzini, gli sperimentatori, costretti a subire insopportabili livelli di dolore senza alcuna anestesia. Un esperimento cruento dopo l'altro sui loro piccoli corpi, martoriati. Che cosa hanno fatto per meritare tale destino? Erano docili per natura, facili da maneggiare, sensibili agli stimoli esterni. Ci ricorderemo di loro, questo è il tributo alla loro infinita sofferenza. Una pietra con marcatore anche alla memoria delle cavie uccise dai vivisettori. Cani. Nel corso della storia umana questi animali hanno stabilito una relazione e dei legami potentemente significativi. Sono divenuti in parte integrante delle nostre famiglie, vivono in stretto contatto con noi, amati e coccolati come fossero dei figli. I cani sono animali dei quali possiamo fidarci, animali in grado di donare amore senza chiedere nulla in cambio. Animali sociali che amano annusare, esplorare, passeggiare, ci fanno capire quanto hanno bisogno della nostra affezione, del nostro rispetto, i loro corpi muscolosi e scattanti ci affascinano, la loro presenza accattivante ci intriga e suscita i migliori sentimenti. Ma non tutti i cani sono accolti benevolmente dalle comunità umane di riferimento. Migliaia di loro non vengono onorati, non vengono tutelati. Questi sfortunati amici dell'uomo vengono percepiti dagli sperimentatori come delle cose sulle quali scatenare le proprie nefandezze, rinchiusi in solitudine fra un tramo e l'altro. La loro giocosa indole negata da vivisettori, il loro potente senso dell'odorato costantemente insultato dall'ambiente sterile e degradato dei laboratori di vivisezione. Un incubo senza fine per i cani nei laboratori, i loro bisogni non rispettati, il loro amore non contraccambiato. Ci ricorderemo dei cani fatti nascere schiavi, privi dello status morale di individui senzienti, ridotti ad appendici di un infausto crudele teatrino chiamato vivisezione. Una pratica ingiustificabile che infligge indicibili tormenti su degli animali indifesi. Poniamo una pietra marcatrice sul selciato al tributo ai cani che vengono torturati e uccisi dagli pseudo ricercatori.
Maiali, se qualcuno di voi ha mai visto un maiale da vicino, se si è mai soffermato ad osservarlo giocare, allora conosce la gioia con la quale questi simpatici animali amano correre e sentirsi liberi. Se qualcuno di voi ha mai avuto l'opportunità di avvicinarsi a loro, di grattare la loro pancia e di sentirli godere per questo, allora sapete quanto sia meraviglioso essere amici di questi animali e quanto loro riescano a conservare una memoria dei contatti e delle relazioni che sono capaci di instaurare con gli uomini. I maiali non desiderano niente di più che sentirsi amati e apprezzati, di essere abbracciati dai loro amici, i quali vengono accettati con fiducia nel loro mondo. I maiali sono animali intelligenti e a causa di questa loro caratteristica spesso subiscono una sorte terribile per le mani dei cosiddetti ricercatori. I maiali nei laboratori della vivisezione vengono usati, torturati e uccisi senza alcun rimorso. Agonizzanti vengono lasciati in solitudine sui pavimenti in cemento delle loro gabbie, dimenticati da tutti, lasciati morire lentamente. Decine di migliaia di loro subiscono questa sorte atroce ogni anno e noi siamo qui stasera per ricordarli, siamo qui per dire loro che qualcuno li ama, per dire a queste vittime che ci dispiace, siamo qui per dire che ce la stiamo mettendo tutta per far sì che in futuro questa specie possa vivere e gioire in libertà, da individui liberi apprezzati piuttosto che da cavi a basso costo. Una pietra con marcatore sul selciato in memoria di milioni di maiali torturati, sperimentati e uccisi nel mondo. Conigli. Queste timide creature, prede predilette e selezionate dalla natura, la quale ha tuttavia donato loro i sensi e l'agilità per sfuggire ai più temuti predatori, l'acume psichico e le abilità fisiche per percepire il pericolo e per sottrarvisi. Il loro habitat naturale sono i prati, le foreste, i boschi. I conigli sono animali sociali che amano vivere in gruppo, in tane e in cunicoli che loro stessi si costruiscono e che custodiscono. Ma conosciamo i conigli anche in quanto dolcissimi compagni degli umani, animali capaci di rispondere ad un nome, animali in grado di trovare comfort e benessere nei nostri soffici abbracci e nelle nostre carezze. Sappiamo che nei laboratori di vivisezione del mondo milioni di queste creature non trovano nell'uomo un compagno da amare e da valorizzare. Gli uomini che incontrano questi animali nei laboratori non intendono abbracciarli, tantomeno accarezzarli. Tutto ciò che i conigli trovano nei laboratori è solitudine, prigionia, dolore, provano paura, subiscono uccisioni lente per mano dell'uomo in camice bianco. Possiamo soltanto provare ad immaginare lo stress e il terrore ai quali ognuno di questi timidi animali è sottoposto nelle gabbie e negli apparecchi di contenzione. Proviamo a immaginare che in un prossimo futuro nessun coniglio, nessun altro animale debba sopportare tale crudeltà, tale sofferenza, tale forma di abuso nel nome della scienza. Cincillà. Chi ha avuto la possibilità di conoscere questi splendidi animali, chi li ha visti correre e giocare liberi, scavare le loro tane, abbracciarsi e scambiarsi effusioni gli uni con gli altri, saprà che i cincillà sono proprio come le persone. Ogni individuo possiede la sua personalità, straripano energia e amore, vivono con impeto e con gioia la loro esistenza. Ma sfortunatamente molti di loro soffriranno di un'orribile sorte nei laboratori della vivisezione. In questi luoghi di torture i cincillà, invece che correre e gioire, invece che conoscere gli aspetti più nobili della loro relazione con gli esseri umani, ricevono aghi e bisturi nei loro corpi, conoscono la prigionia e la solitudine, i loro corpi straziati dai vivisettori, le loro morbide pellicce sporche di sangue. Siamo qui stasera per ricordare i cincillà che muoiono a migliaia per mano dei vivisettori nei sotterranei delle università, nei tabulari delle istituzioni scientifiche. Ed è in loro memoria che deponiamo un marcatore su questa strada, per ricordare il loro inutile sacrificio e le loro urla inascoltate. Primati non umani. Noi umani siamo soltanto una specie di primati che condivide con gli altri primati una simile provenienza dall'Africa, tra le altre numerose affinità fisiologiche. I primati vivono le foreste pluviali e le terre ricche di alta vegetazione, come il loro naturale habitat. Condividiamo con gli altri primati un cervello dalle dimensioni assai sviluppate, una visione stereoscopica. Pollice delle mani opponibili, ci soffermiamo spesso in meraviglia ad osservare questi straordinari animali in quali riescono sempre a trasmetterci simpatia e un senso di affinità nelle modalità di relazione da loro favorite. I vivisettori nel mondo usano e abusano di milioni di scimmie. Nei laboratori scientifici e quelli militari infliggono sui loro corpi, sui corpi di questi esseri senzienti e cognitivamente avanzati, le peggiori offese, li trapano,
li trapanano, li iniettano, li bruciano, li rendono assuefatti alle droghe per studiarne i comportamenti, sperimentano su di loro armi e sostanze chimiche, veleni e radiazioni, distruggono i loro centri nervosi, li accecano per testare prodotti commerciali. Fanno tutto questo in nome del profitto e del prestigio, della carriera personale, della concorrenza mercantile. Torturano senza una possibilità benché minima di scampo i nostri fratelli primati. Siamo qui a ricordare le scimmie prelevate dal loro habitat naturale, dalle compagnie multinazionali o fatte nascere in schiavitù. Ma stasera siamo in strada anche per farci la seguente domanda. Perché la sperimentazione su animali esiste ancora? Gli antivivisezionisti hanno due importanti argomentazioni per motivare la loro opposizione alla sperimentazione animale, quella etica e quella scientifica. Alla luce di entrambe queste prospettive è facile dimostrare quanto la vivisezione sia crudele e inadeguata e come rappresenti uno spreco di tempo, denaro e risorse che potrebbero essere meglio impiegate per alleviare la sofferenza umana. Ma nonostante questa celata consapevolezza, la possibilità di far soldi continua a motivare tutti gli attori coinvolti nella vivisezione. Essa continua perché è di interesse economico per gli scienziati e per un gran numero di altre entità coinvolte, come le università, le industrie farmaceutiche, le riviste scientifiche, gli allevatori, avvocati e mezzi di informazione. Tutti quanti traggono un guadagno diretto e indiretto dalla ricerca su animali e quindi hanno un concreto interesse nel mantenere lo status quo. Anche gli scienziati hanno le bollette da pagare e una famiglia da mantenere. Gli esperimenti su animali garantiscono loro la sicurezza economica, l'avanzamento di carriera. A differenza della ricerca clinica, che si basa su dati ricavati dall'osservazione degli esseri umani, la sperimentazione su animali permette di ottenere risultati in tempi brevi e con minor sforzo. Per fare questo spesso i ricercatori scelgono la strada più facile in assoluto, partono da un'ipotesi di lavoro già nota, modificando un qualche elemento, per esempio ripetere lo stesso esperimento su una specie diversa o variare un po' il dosaggio, al solo scopo di giustificare un altro studio. Sebbene sia il profitto la motivazione principale che spinge i ricercatori a condurre esperimenti su animali, non si tratta soltanto di questo. Tra le cause della vivisezione vi è anche l'inerzia. Le persone e la società in generale tendono ad opporsi al cambiamento. Se abbiamo sempre fatto una cosa in un certo modo, è improbabile che cerchiamo un'altra strada, a meno che non accada qualcosa di catastrofico che ci impone di cambiare. Molti scienziati e le grandi istituzioni accademiche premiano il conservatorismo piuttosto che l'innovazione e così il pensiero creativo non è generalmente benvenuto nei salotti buoni della scienza. I medici spesso sostengono la sperimentazione animale per pura abitudine. Nelle facoltà di medicina hanno imparato a memorizzare, non a pensare in modo critico o a studiare la storia della loro professione. I medici che lavorano per gruppi di interessi come gli ospedali universitari saranno portati a sostenere la linea dei loro datori di lavoro, che lucrano milioni di dollari ogni anno dalla ricerca sugli animali. A costoro, ai medici, viene insegnato che tutti i progressi derivano dalla sperimentazione sugli animali ed è questo che essi ripetono meccanicamente durante la loro carriera. Il medico tipo non ha o non trova il tempo per andare a verificare quale sia la reale origine dei progressi della medicina. Nella sua pratica da professionista, il medico difficilmente ha avuto modo di mettere in discussione la sperimentazione animale e negli anni di università si è trovato immerso in un clima che non era certo favorevole alla messa in discussione dell'autorità. Ma veniamo alla causa principale della vivisezione, il denaro. Quando una compagnia sviluppa un nuovo composto che potenzialmente può avere effetti terapeutici per gli umani, vengono finanziati con milioni di dollari degli istituti di ricerca accademici per studiare il farmaco attraverso ricerche sugli animali. Se il composto passa i test animali, si procede con i test clinici e infine si approda al mercato, dove si generano incredibili profitti per queste case farmaceutiche. I test su animali vengono usati per poter passare velocemente alle prove cliniche, garantendo al contempo una copertura
legale alle aziende farmaceutiche. Questi test vengono usati come prova a favore o a discapito, a seconda delle convenienze, quando ci sono delle cause legali contro le case farmaceutiche, in conseguenza di qualche effetto collaterale imprevisto dei farmaci messi in commercio. I test su animali servono cioè a proteggere le compagnie in caso di azioni legali per evitare un risarcimento danni che potrebbe comportare un enorme dispendio di denaro. Inoltre, ricercatori e case farmaceutiche alimentano il mercato dei fornitori, cioè tutte quelle aziende che a vario titolo forniscono prodotti e servizi per la sperimentazione. Molti direttori di riviste scientifiche sono interessati alla sperimentazione animale in quanto questa garantisce un regolare flusso di materiale da pubblicare e di guadagni sotto forma di pubblicità. A fronte dei pochi beneficiari di questa rete di profitto si contrappone la vasta schiera dei perdenti, un enorme numero di animali condannati a un destino crudele, malati che potrebbero beneficiare di una cura che viene invece ritardata dalla macchina dell'esperimentazione animale, la quale finisce per renderli vittime essi stessi come gli animali. Si definisce cospirazione un accordo volto a compiere azioni illegali, infide o malvagie, un accordo tra due o più persone al fine di commettere un crimine. Questa non è una cospirazione, la vivisezione non è una cospirazione. La ricerca su animali è dovuta alle stesse cause che hanno fatto del male all'umanità per millenni. Noi abbiamo identificato almeno quattro di queste cause: avidità, egoismo, ignoranza e paura. Ed è a queste quattro componenti che abbiamo dedicato i marcatori sporchi di sangue posti sul selciato stasera, i palloncini schizzati di sangue che rappresentano le cause della vivisezione verranno distrutti simbolicamente, e come auspicio che presto a prevalere sia la ragione e la compassione, e che la tremenda pratica della sperimentazione sugli animali divenga un triste ricordo del quale vergognarsi. I marcatori che rappresentano gli animali torturati e uccisi nei laboratori di vivisezione verranno invece liberati nel cielo, un gesto che desideriamo rappresenti il preludio alla reale liberazione dal giogo umano di tutte le creature braccate da questi falsari, da questi malfattori che in nome della scienza perseguono invece ben altri fini. Basta vivisezione, basta profitti, mai più gabbie, mai più abusi sugli innocenti, animali liberi. Per me adesso.